Salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati come al solito sul mio canale. Siamo ancora una volta su Destiny, ma oggi su Dark Below, l'oscurità dal profondo, l'espansione, il DLC di Destiny. Con questo primo video ci lanciamo finalmente nella prima guida, il primo tutorial per la fine di Crota, il raid, il nuovo raid che ci offre appunto questa espansione. Vediamo quindi subito di spiegarvi tutto ciò che dovete sapere di questo primo step. E poi in seguito arriveranno prossimi video con come far affrontare il ponte, come uccidere le magliate e come uccidere anche quel simpaticone di Crota. Bene, quello che dovete sapere è subito il buff negativo che è presente in questa zona, ossia il peso dell'oscurità. Nel momento in cui ci allontaneremo dalle zone di luce e ci inoltreremo nel buio, si andrà a accumulare questo peso dell'oscurità che ci andrà a penalizzare i movimenti. Saremo più lenti perché man mano si andrà a accumulare questo peso per un massimo di 10, rendendoci impossibile movimenti rapidi e il salto sarà praticamente impossibile effettuarlo, o perlomeno salteremo non tanto in alto. Bene, per andare a rimuovere questo buff negativo ci dovremo recare verso i lampioni che nel tempo ci andranno a purificare, andando, come avete visto, a rimuoverci questo peso dell'oscurità. Quando usciremo dal lampione si andrà nuovamente a accumulare, come vedete, peso dell'oscurità 4. Col lampione si riduce 2, 1 e poi sparisce del tutto. Quindi cosa dobbiamo fare in questo primo passaggio del raid? Bene, dovremo semplicemente raggiungere di volta in volta, di mano in mano, il lampione successivo. Ecco, tutto qua. Però che strategia adottare? Come farlo? Perché comunque saremo continuamente circondati e inseguiti dai nemici. Bene, innanzitutto ogni tanto spariamo i nemici quando raggiungiamo un lampione. Facciamo un po' di piazza pulita prima di partire. Spariamo qualche colpo alle nostre spalle per far sì che comunque non si vadano a accumulare troppi nemici e risulti praticamente impossibile avanzare. Altro consiglio: utilizzate la granata solare dello stregone, la terza granata dello stregone nella via del cantore del sole. Per il cacciatore nella via d'arco usate la prima granata, e per il titano con la classe da vuoto utilizzate anche per lui la prima granata. Perché queste granate? Perché queste sono le granate che si appiccicano, secondo me sono le migliori, perché se lanciate i nemici si fermano, rimangono fermi, si abbassano, si accucciano per timorosi della vostra granata, e quindi avrete un momento di respiro per andare avanti al lampione successivo. Comunque semplicemente riuscirete a fermarli, come avete visto già nelle immagini, lo vedrete ancora nel corso di questo video. Questo è un consiglio che vi do. Altro consiglio è: comunicate subito a tutta la squadra dove si trova il padiglione. Perché dico padiglione? Non lo so, strano, buono. Cos'è da pazzi? Il lampione successivo. Per esempio qua ci richiamo a questo lampione. Vediamo che il lampione successivo è di fronte, leggermente sulla destra. Allora si dice alla squadra: andiamo verso destra. Comunicate sempre la posizione del lampione successivo rispetto a dove stavate arrivando. Per esempio qua era a sinistra rispetto a come siamo arrivati. Quindi diciamo alla squadra: a sinistra. Così che tutta la squadra, mentre aspetta di purificarsi e elimina i nemici, sa già dopo dove si deve girare e dove deve correre, in modo tale da non perdere tempo. Oddio ragazzi, dove dobbiamo andare? E questo è l'unico lampione un po' difficile da trovare. Ecco, il lampione seguente si trova sulla destra. Dobbiamo salire questa montagna, evitare due buchi. Quindi anche attenzione ai buchi. Vedete questo buco sulla destra che evito, e poi ce ne sarà ancora un altro. Se siete quello in testa, comunicate ai vostri compagni: occhio a buco, così che tutti sappiano che c'è un buco, e così non ci finiscono detto, ci vogliono brutalmente. Quindi ecco, dovete comunque mantenere sempre un certo livello di comunicazione insieme nella squadra. Poi che armi usare? Ci sono, molti di noi usavano il mitoclaster. Io ho preferito il Bad Juju, il malvagio karma, che mi permetteva in pratica di non dover mai ricaricare, perché contro gli schiavi si riesce sempre a one shottare il nemico. Cos'altro dovete sapere? Che beh, non potete stare per sempre all'interno di questi lampioni luminosi, perché dopo una trentina di secondi o meno esplodono, la loro luce si va a esaurire per poi implodere in una esplosione che ucciderà tutta la squadra. Quindi vedete adesso il lampione di fronte a noi, no? Che abbiamo attivato. Man mano andrà a affievolirsi la sua luce, diventerà di colore arancione, giallo, e in quel momento dovete andarvene perché sta per esplodere. Guardate, adesso esploderà. Esplodi. Ecco, esploso. Quell'esplosione praticamente vi uccide tutti. Bene, raggiunto l'ultimo lampione, dobbiamo sostare su questa fantastica piattaforma e dovremo difenderla, perché dovremo formare, come avete visto, il ponte alle nostre spalle. Bene, qua è importante un po' una classe, un team un po' eterogeneo, un po' variegato, perché il titano sicuramente è consigliato, un titano con la bolla utilizzata, la prima bolla che vi permette di essere immortale all'interno di questa, perché se le prime ondate le potrete supportare abbastanza facilmente, quando inizieranno ad arrivare questi cavalieri e molti altri cavalieri, quando arriverà anche l'orco, beh, è meglio avere una bella bolla che vi permetta a tutta la squadra di rimanere all'interno sostanzialmente al sicuro. Vedete, arriva l'orco. Bene, adesso tireremo una bella bolla tra pochi secondi, in modo tale da rimanere al sicuro. Ho tirato anche un missile all'interno della bolla, ho rischiato di morire, ma la prima bolla vi rende quasi immortali, come vedete.
Altro consiglio, magari una lama d'arco per il cacciatore, che faccia piazza pulita e generi molte sfere di luce per ricaricare subito la super al titano, così che magari ne possa lanciare subito un'altra. E qua si conclude praticamente il nostro primo tutorial, perché rimanendo in questa piastra, formando il ponte, avete sentito questo rumore, il ponte sarà completamente formato e non dovremo fare altro che raggiungere la luce. Quando vi dicono non seguire la luce, non farlo, stai con me, cazzate, seguite quella luce, ragazzi, dovete andare fino in fondo al tunnel, seguite quella luce, perché è la vostra unica salvezza. Raggiunta la luce, là in fondo avrete terminato questa prima parte del ride e dropperete robe fighissime, stronzate. Io, ragazzi, ho fatto con 3 personaggi, doppato un cazzo, bella merda. Comunque, questa era la prima parte del ride. Ditemi cosa avete droppato, vi è stato utile? Beh, forse sì, ma questa prima parte, ragazzi, era piuttosto facile, diciamocelo, no? La parte difficile arriva adesso, con il ponte. Ma per sapere come affrontare il ponte e tutti i consigli per affrontarlo, ragazzi, ci abbiamo messo tutte le volte che l'abbiamo fatto neanche 10 minuti, è veramente facilissimo sapendo come farla. Quindi mi raccomando, non perdetevi il prossimo video, lasciate un bel like, un commentino qua sotto per farmi sapere che cosa avete droppato di fico, e noi ci becchiamo prossimamente su questo canale con i prossimi video tutorial e non solo. Ciao!